faccia qualcosa di simile a voi, non andandole a cercare, passandole vedi, trovi disgusto. Io ho fatto delle foto che ho pubblicato come tramite Facebook e poi andando al Tirreno, alla Nazione, da vicini urbani, per dire ma è una vergogna questo, bisogna che qualcuno provveda. E sono tre casi in cui ho avuto, nei quali ci ho messo la mano e in tutti e tre i casi ho avuto completa soddisfazione. Addirittura sì, dovrei quasi ringraziare tutta la notizia, perché venendo qui parcheggiavo sempre il motorino al semaforo qua dove c'era il distributore dell'ACIP e tutte le volte mi si rizzavano i capelli, perché quello che non c'era lì dentro un giorno, grazie ai nuovi cellulari, diciamo, che ti danno la possibilità subito di immortalare le situazioni, fece le fotografie, andare poi dai vicini urbani che sono poco distanti, parlare con chi di dovere, e mi disse ma noi lo facciamo, e dico ma voi lo farete, ma se dopo una settimana vi è a quelle condizioni. Alla fine qualcuno mi disse stai tranquillo, provvederemo. Se andate a vedere è stato provveduto, perché hanno raso al suolo quello che c'era e chi andava a fare su comodi lì non le fa più. Un'altra cosa era in piazza della stazione, dove scrissi noi diamo il benvenuto ai nostri turisti accogliendoli così, e lì c'era di tutto: lattine, troviai, le palme tagliate che erano mesi e mesi che nessuno raccoglieva, tutta roba buttata lì, e anche lì ho avuto la mia soddisfazione. Ma io ho sempre fotografato e mai fatto altro che quello. E poi un'altra volta il vedere uscire in certe parti della città sui marciapiedi delle piante invasive, tanto da creare problemi anche a chi voleva camminare e levare le cose. Si parlava sempre del centro del Salotto e della periferia, e siccome io queste parti me le faccio in bicicletta, perché amo andare in bicicletta, passavo di lì, facevo una parte. A destra c'è il lavoro, a sinistra. Allora può andare a fare un bel giro, perché è pieno. Perché è buono. Cioè, dice dai Battisti non ci si cammina. Io so cose che ho pubblicato e ho reso note. In ciascuno di noi c'è un po' di iena. Io c'è un po' di iena. No, no, lui come iena le va a cercare. Io me le trovo, ci sto male a vedere queste cose. E le ho pubblicate con la speranza che qualcuno intervenisse. Ma infatti quello dico io, lei pensi se ognuno di noi facesse quello che faccio io, dalla mattina alla sera. E un'altra cosa che ho fatto, lì nel sottopasso, diciamo, la troniera che la piazzetta porta al parco. Sale va dentro il parco. È dentro il parco. Qua da Piazza del Sale, sì, lì dentro ci hanno buttato di tutto e di più, se si considera. L'hanno levato. Ogni tanto le leva. Però se uno queste cose le segnala, sì, onestamente, sì, queste cose prima o poi uno ha la soddisfazione di sono stato utile, non solo a me stesso, perché a me non mi piace vedere queste cose, che manca la collettività. Poi io oltre non mi posso spingere, perché non ho le qualità, però uno diceva scritta male, io faccio le fotografie, giudicate voi se questo è una cosa che si può, e questo fa parte del senso
il senso civico, ma siccome poi il senso civico è discutibile, perché poi anche privatamente non so quanti cittadini sono osservanti del senso civico e del rispetto degli altri, perché si vede dal traffico, da come si guida, da quella che guida col telefono così con la mano sola, curva senza mettere la freccia e poi ti manda a quel paese se ci sono, insomma piccole cose, da quello che prende il visto oggi per dirvi a tutti, mette la macchina, c'era sulle strisce, va a prendere il giornale, poi fa per andare via, ci ripensa, c'era il bar, c'era, vado a prendere il caffè, ha lasciato la macchina mia dalla cappella, cioè mille cose ci sono che non avrebbero neppure bisogno di interventi, basterebbe chi è senza peccato dubbi la donna pietra. Allora, però queste sono cose gradanti, ma noi gli interventi su qualche cosa un po' diverso, perché in quelle che sono le maschievolezze, cioè il discorso dell'amianto, della cosa, loro fanno questo che dovrebbe fare una struttura pubblica, quello, io penso brevemente. Io ho sempre pensato che in una città a misura comune, ben grossetto, prima anche di più, ma continua ad essere, basterebbe una unità, una, che la mattina sa che deve fare il giro con un blocchettino, con la macchinetta fotografica, fa il giro e guarda quello che non va, buche, cose, roba, spazzatura irregolare, mille cose, le segne eccetera, va negli appositi uffici, poi lo fanno, dice signori oggi queste sono le regolarità più trovate, ed è un servizio comodo perché anche chi ha un incarico pubblico elettivo in quel modo si tutela, perché chi fa il sindaco, chi fa l'assessore non è il padre eterno, perché sta lì dentro e ne sa quello che succede. Se i suoi dirigenti, funzionari, collaboratori vari non sono operativi loro, le puttanate, i problemi, i neri scappano fuori, gli si ripercuotono addosso. Ecco perché poi tutto sommato qualcuno poi se la prende con loro, le guarda un occhio un po'. Certo.